Ci siamo recati di gran corsa per sentire che Le Porte per l'Indiscreto, il nostro programma d'inchiesta che sta riscuotendo maggiori consensi di ascolti, non si sono mai chiuse. Lo asserisce ai microfoni dell'Indiscreto il direttore sanitario azienda Cannizzaro di Catania, dottor Salvatore Giuffrida, complimentandosi con la redazione per l'eccellente segnalazione riferita al rinvenimento di un intero piano vandalizzato, sito al nono piano del monoblocco F, dove qualche settimana fa avevamo trovato migliaia di cartelle cliniche e radiografie abbandonate nel pieno degrado. Dottor Giuffrida, lei certamente avrà conosciuto i fatti del nono piano, la palazzina F, per quanto riguarda il rinvenimento delle numerose migliaia di cartelle cliniche, migliaia di radiografie, e a parte il degrado del nono piano. Ecco, cosa ci sa dire? Noi abbiamo saputo che voi avete forse ripulito, le risulta? La nostra attenzione ci è utile, anche perché ci serve quotidianamente. Noi siamo qui nella stanza, ma tra poco mi sposto al pronto soccorso perché c'è un problema, poi andremo nella cucina perché c'è un problema in cucina. Se non si tiene in costante manutenzione questa macchina, delle defaianze sono possibili. Ci si è determinati nell'assegnare questi spazi alla stroke unit, che è un reparto organico all'attività emergenziale che riguarda la neurologia. Abbiamo saputo che questi locali, che abbiamo utilizzato come deposito temporaneo di pellicole radiografiche, era C'erano anche cartelle stato. cliniche? No, le No, 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 cartelle no, c'erano cliniche, cartelle sì, cliniche, per noi è un'affermazione perché le abbiamo documentate. Sembra che erano lì abbandonate in un padiglione, sembrava la Beirut, il nono piano. Lei ne era a devo conoscenza? dire, è stata Mi perdono, lei una. ne ha conoscenza perché mi pare sono state fatte delle lettere anche dai sindacati, anche all'assessore Borsellino ne era a conoscenza, quindi non solo voi, Borsellino sapeva pure. Assolutamente. L'assessorato è stata informata dai sindacati, ma non soltanto dai sindacati, ma grazie anche agli organi di informazione di poter Noi verificare. siamo, l'Indiscreto è stato l'unico programma a avere coraggio a salire là sopra, a Diamo vedere, noi ci credevamo neanche, dottore. atto della disponibilità loro, e sarà altro, è stata fatta un'osservazione. Io ritengo che queste osservazioni sono estremamente utili, anche perché Costruttive, sono costruttive, noi vogliamo più occhi capire. abbiamo che controllano quello che facciamo e quello che fa il nostro personale, e meglio possiamo dare risposte, più risposte possiamo dare all'utenza.